Grazie a tutti per essere intervenuti. Diamo inizio a questa giornata intensa di lavoro che vede numerosi interventi che si susseguiranno nell'arco di tutta la giornata. Il tema è un tema molto di attualità, le nuove tecnologie del costruire e sullo sfondo quello che sono i concetti delle smart city, smart building, che è un argomento di grande attualità, a volte anche un po' abusato, ma che si ripercuote in moltissimi degli incontri tecnico-scientifici della nostra disciplina. Darei la parola per avviare la giornata a Giorgio Giani, presidente della Fondazione Ordine Architetti di Torino. Grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti. Alcune note introduttive che tenterò di non fare troppo lungo per lasciarvi entrare nel merito della giornata il più in fretta possibile. Però qualche riferimento va fatto, in particolare su questa giornata che è realizzata su un progetto della Fondazione dell'Ordine degli Architetti sul tema dell'aggiornamento professionale, e che già in anticipo inizia a, come dire, offrire la possibilità di assolvere agli obblighi che la normativa della nuova normativa impone a noi architetti, come ad altri professionisti, di acquisire crediti professionali per poter continuare ad esercitare efficacemente la professione. Appunto, come sapete, è un obbligo recentemente introdotto. Ovviamente i pareri che potrei raccogliere anche qui in sala tra voi, immagino, sono contrastanti. C'è chi ha accolto con grande favore questo nuovo impegno e altri ovviamente lo hanno osteggiato. Anche l'Ordine degli Architetti nel periodo di formazione dei regolamenti di questo nuovo scenario normativo ha avuto modo di entrare nel merito e di sollevare alcune questioni e critiche. Alcune questioni sono state accolte, altre meno. Purtuttavia ci troviamo, come sapete, in una fase, nel primo triennio, di carattere sperimentale, e come tale ci dà anche modo di poter ancora entrare nel merito e ragionare anche sulla scorta delle esperienze che faremo e che farete in questo primo periodo. Tengo a sottolineare però una questione che mi pare importante. Noi oggi siamo qui a questo incontro che è stato organizzato, torno a dire, anticipatamente rispetto alla vera entrata in vigore della normativa, che sarà a partire dall'anno prossimo. Ma già oggi e già da alcuni mesi gli incontri che sono stati realizzati su questa falsariga, ma anche i corsi di carattere, consueto, che sono stati realizzati dalla Fondazione dell'Ordine, hanno iniziato a rilasciare dei crediti. Se questo è avvenuto, debbo dire che si deve all'esperienza che la Fondazione dell'Ordine ha acquisito nel corso di un decennio e più di attività su questo tema e anche su altri, sul tema della promozione della professione, intesa come tentativo di allargare la consapevolezza dello scenario, in senso lato dei committenti, ma direi dell'opinione pubblica, sulle funzioni e le peculiarità delle attività professionali degli architetti. Anche su questo tema della formazione abbiamo puntato molto in questi anni, questo ha fatto sì che ci si trovasse preparati, contrariamente a molte altre situazioni
distribuite per l'Italia, ci si trovasse preparati e pronti a offrire un sistema anche di qualità sperimentato in questi anni e a poter immaginare anche parti di questa attività, che è un assolvimento obbligatorio, che potessero avvenire con formula gratuita per gli iscritti. Quella di oggi è una di queste. L'esperienza che si è acquisita negli anni è un'esperienza peraltro originale ed innovativa, riconosciuta, lo dico con tranquillità perché non è, come dire, un incensamento nostro personale, è riconosciuta dagli altri ordini in Italia ed è comunque un'esperienza avanzata che molti altri osservano con interesse e che desiderano anche in qualche modo, non voglio dire copiare, ma prendere a modello. Lo dico anche perché molto spesso tra gli iscritti all'ordine non si ha la percezione reale di quale sia la differenza e l'importanza di avere accanto al Consiglio dell'Ordine degli Architetti e alle funzioni che svolge di carattere istituzionale quest'altro organismo, la Fondazione, che è stata realizzata proprio per dare un valore aggiunto e in qualche modo incrementare sensibilmente, proprio perché si può muovere anche in modo diverso, incrementare sensibilmente le possibilità di offerta di servizi e di proposte per gli iscritti ed aumentare la visibilità della nostra attività nello scenario locale e non solo locale. Questa funzione che nel corso degli anni si è sviluppata sta diventando piuttosto importante ed è in questo senso un significativo investimento che è stato fatto a tempo debito e che oggi incomincia a dare dei frutti significativi. Il modello, per esempio, che oggi viene riproposto, ci sono già stati alcuni incontri di questo genere, è interessante a mio giudizio perché mette a confronto diciamo l'esperienza professionale, quindi la pratica quotidiana che ognuno di noi esegue nell'esercitare la professione sotto vari aspetti, naturalmente in vari status di esercizio della professione, gli aspetti della ricerca pura e le risposte che le aziende, le imprese, i produttori del settore, del nostro settore edilizio e territoriale, propongono. Io credo che sia una formula interessante, oltre al fatto che è possibile darla senza costi per l'assolvimento, ma è interessante perché entra nel merito appunto delle attività peculiari e organizzative della nostra professione. Una professione che ha la capacità di essere, e questa a mio giudizio è la peculiarità nostra che dovremmo fortemente mettere in gioco e far comprendere al sistema socio-economico a tutti i livelli, una professione che ha la capacità di tenere insieme i vari aspetti dei temi che tratta, da livello territoriale a quello edilizio, di non occuparsi esclusivamente di alcune parti puntuali del processo della progettazione, ma di avere la capacità, proprio per la formazione nostra particolare, di essere in qualche modo registi del processo anche quando ci si occupa di una parte dello stesso, cioè avere la capacità di metterlo in relazione al contesto. Tra l'altro l'argomento di oggi ne è in qualche modo una prova. Noi oggi, come diceva Turi poco fa, ci occuperemo di efficienza energetica e di sostenibilità degli edifici
è un tema molto importante, ma è un tema che naturalmente è parte di un sistema molto più complesso e che riguarda la sostenibilità in senso generale. È naturalmente vero che la realizzazione di un edificio sostenibile, in senso lato, con accortezze, con risparmi energetici, non ha la possibilità di per sé stesso di risolvere i problemi più complessi e generali che riguardano il clima, il governo del territorio e quant'altro, ma è un tassello che inserito all'interno di questo sistema può consentire di dare un contributo appunto di sistema, una linea di indirizzo che permette di dire che ci sono delle soluzioni anche quando accadono, e faccio riferimento a questioni che a noi sul nostro territorio sono già accadute e forse riaccadranno, che sono accadute recentemente in Sardegna, per dare la possibilità di sostenere ed evidenziare che ci sono delle modalità diverse di intervenire, e queste modalità diverse di intervenire, non solo di carattere tecnico ma anche di carattere del governo del territorio, possono essere inserite in un quadro molto più ampio che dà un contributo alla soluzione dei problemi. Questa capacità, questa peculiarità che è propria, lasciatemi dire, degli architetti, deve essere posta in evidenza. Non siamo dei tuttologi, come qualcuno intende far credere per screditare la nostra capacità professionale, ma siamo dei tecnici, a volte, che agiscono su un pezzo del sistema di nostra competenza, ma capaci comunque di ragionare in senso generale. Questa è una grande capacità e noi la dobbiamo valorizzare. Ed è il senso che ci colloca nell'ambito delle professioni tecniche fra quelli che hanno, come dire, un valore sociale piuttosto rilevante, cosa che è riconosciuta ad altre categorie professionali, i medici, ne dico una per tutte, ma anche noi siamo intuitivamente capaci di capirlo, ma anche noi nel nostro agire professionale abbiamo la possibilità di intervenire significativamente agendo sulla qualità del costruito, sulla qualità urbana e anche del territorio in senso generale. Abbiamo la capacità di rendere migliore il quadro e anche più sano il quadro di vita dei cittadini in senso generale. Allora, questa questione io credo che debba essere ben radicata all'interno del nostro modo di agire e di pensare. Il fatto di intervenire, di ragionare anche su un problema come questo, che oggi riguarda un aspetto particolare, è comunque un elemento di interesse in questo sistema. E quindi devo dire che questa azione che facciamo sulla formazione, anche con questi incontri che vedono il raccordo tra diversi attori del sistema, diventa molto interessante, perché è una sintesi che probabilmente riusciremo con un po' di sforzo a realizzare. Non vado oltre, mi fermo, lascio la parola a Pier Giorgio Turi che introdurrà gli argomenti della giornata. Grazie.